Centro Revisioni Florio Calanda. Buongiorno, ancora ben trovati da Dario Pasta, TG sportivo di Fil Rouge News Sport. Torniamo ad analizzare il match del Palermo, Palermo che ha giocato sul campo della neopromossa Monterosi, Palermo che non è andato oltre il pareggio, davvero deludente per 1-1. Leggiamo comunque i risultati e la classifica del turno giocato ieri, valido per la Serie C. Leggiamo il quadro valido con le gare, valide per la quinta giornata. Bari Paganese 1-1, successo esterno della Fidelisandria per 3-1 sul campo del Campobasso. Campobasso prossimo avversario del Palermo mercoledì al Barbera. Foggia Juve Stabia 1-1, come detto Monterosi Palermo si è conclusa con il punteggio di 1-1, successo del Picerno ai danni della CR Messina per 2-1, vince anche il Taranto 2-0 sul Latina, successo esterno della Turis per 4-1 sul campo della Vibonese, bene anche la Virtus Francavilla con il 3-1 rifilato al Monopoli, l'Avellino vince di misura per 1-0 ai danni del Potenza. Il turno si completa questa sera con Catanzaro Catania. Vediamo anche la classifica, che vede al primo posto il Bari con 11 punti, Taranto e Monopoli 10, Virtus Francavilla 9, Picerno e Paganese 8, poi Juve Stabia, Avellino e Turris 7 punti. Al decimo posto c'è il Catanzaro con 6 punti, così come il Palermo, il Foggia. Fidelisandria, Campobasso, ACR Messina e Latina sono a quota 5 punti, poi Potenza, Monterosi e Catania 3, chiude il fanalino di coda Vibonese con 2 punti. Dicevamo appunto del pareggio del Palermo in trasferta e ne parliamo in collegamento con Michele Basta, opinionista sportivo. Michele, ben trovato. Ben trovato Dario, ciao a tutti. E allora Michele, cerchiamo di analizzare la partita, intanto il punteggio, intanto il Palermo ovviamente non riesce a mettere in campo un gioco fluido, ci si aspettava, lo diciamo chiaramente, senza fronzoli, ci aspettavamo una vittoria in terra laziale, non è arrivata, sono arrivate delle conferme di un gioco che non si vede, forse l'unica nota positiva è Brunori che si è sbloccata, ha segnato la prima rete rosanero, però davvero Michele sono più gli aspetti negativi che positivi. Che succede al Palermo, Michele? Ma guarda, quando sabato ci siamo sentiti per il pre-partita, la mia preoccupazione qual era? Quella di affrontare da un lato una squadra neopromossa che punta tutto sull'entusiasmo, sull'effetto ancora, sull'onda lunga della promozione, no? Al di là che sia Monterosi, Latina, Taranto e via dicendo. Dall'altra parte ho detto, se il Palermo va lì con l'intento di fare un solo boccone perché si sente superiore, solo perché il Palermo ha sbagliato di grosso, sbaglierebbe di grosso. E così alla fine è stato. Perché comunque sì, al di là degli aspetti tecnici, dei limiti tecnici, che purtroppo sono venuti fuori ancora una volta evidenti, questa volta il problema nasce anche questa volta da, secondo me, un approccio sbagliato alla partita, dove il Palermo credeva di aver risolto la pratica dopo il gol di Brunori, un gol tra l'altro giunto anche abbastanza casualmente dopo un inizio sì, partito, lo abbiamo appena visto, sì. Alquanto anonimo, e poi si è cullato su quel gol. Si è cullato su quel gol, ha aspettato gli avversari che nel frattempo hanno preso coraggio e giustamente e meritatamente hanno pareggiato inizio ripresa. Poi da quel momento è stata una partita particolare perché la squadra è sembrata poi slegata, svogliata, non riusciva ad azzeccare dei passaggi validi, salvo alla fine con i cambi fatti in estremis dal tecnico arrivare nuovamente a essere pericolosa sotto porta. Ma non si può impostare un incontro che sia Monterosi o sia Bari in questo modo, perché effettivamente primo le coronarie dei tifosi verrebbero messe sempre a dura prova e già lo sono da parecchio tempo. Secondo, bisogna anche dare comunque un inquadramento certo tecnico a questa squadra, no? È una squadra che sembra che in campo dove sembra che ognuno reciti a soggetto e questo non va assolutamente bene. Michele, proviamo anche a dare delle attenuanti, se riusciamo a darle. Provo a indicarne una, Michele. Il mal di trasferta, abbiamo visto a Vibo con l'ACR, a Taranto la pesante sconfitta, qui a Monterosi non andiamo oltre il pareggio.
Al Barbera in Coppa, insomma, anche in campionato, bene o male, può essere anche questo, diciamo, proviamo a trovare qual è il problema, ecco, dove anche rimediarlo, che ne pensi? Ma guarda, Dario, mal di trasferta fino a un certo punto, perché se ricordiamo l'anno scorso il Palermo di Filippi ha costruito i suoi successi proprio in trasferta, anzi era in casa che le cose non andavano tanto bene, ma in trasferta il Palermo ha vinto tantissime volte e ha dato anche delle belle prestazioni. Quest'anno poi mal di trasferta con chi? Con il Taranto, con l'ACR Messina, con tutto il rispetto, con il Monterosi? Certo. Squadre, quando giocheremo con Avellino, Bari, Catanzaro, Juve Stabia, cosa accadrà? Certo. No, non credo tanto a mal di trasferta, credo, ripeto, più che altro a problemi tecnico-tattici. I problemi tecnico-tattici, Michele, hanno, diciamo, solo un responsabile quando va male, un protagonista quando va bene. Ovviamente mi riferisco all'allenatore, perché l'allenatore che manda i giocatori in campo, però c'è un modulo, c'è un gioco, degli schemi. Ecco, vediamo davvero poco. Quindi Filippi sul banco degli imputati, Michele. Ma più che sul banco degli imputati, non andrei così duro nei confronti del tecnico, giuro, però è chiaro che il tecnico deve darci delle risposte, perché non può la squadra continuare a giocare, anzi a non giocare come ha fatto fino a ieri, perché ripeto, tranne qualche breve parentesi, il Palermo a mio parere non ha dimostrato il suo potenziale, che ripeto, non sarà da squadra da ammazzare il campionato o magari da vincerlo direttamente. Però sicuramente non da soffrire contro una squadra con tutto il rispetto neopromossa e soprattutto molto modesta. Quindi, non so, l'impressione che avete avuto voi ieri è stata quella di una squadra che non sapesse cosa fare, lancio lungo e via. Con lancio lungo non risolvi il problema, anche perché Brunori, non è Lucca. Brunori, sia per l'altezza, è 1,75, che per Certo. conformazione fisica non può giocare come Lucca. Ieri ha segnato di testa, ma è stato secondo me un caso. Michele, il lancio lungo e vediamo che succede. Penso che sia davvero l'ultima cosa possibile, l'ultimo tipo di schema. Quando proprio, diciamo, vo non voglio calcare troppo la mano, ma proprio quando non si sa cosa fare, giusto? Io la vedo così. Infatti, è quando non ci sono idee e si cerca con il lancio lungo di risolvere la partita. Non è così. Prova ne sia che negli ultimi 10 minuti, con l'inserimento di Siripo e Ogier, la squadra ha iniziato a ragionare, è andata più volte a proporsi in attacco e questo fa rabbia, sinceramente, perché allora se Michele, giochi la partita con la stessa intensità degli ultimi 10 minuti, la porti a casa. appunto la lettura del match, parlavi di Ogier e Siripo nella parte finale, la lettura del match, un po' come abbiamo letto la stragrande maggioranza dei tifosi, perché non farli entrare prima? Se, diciamo, si intuisce che possa essere la mossa vincente per raddrizzare la partita, i cambi li puoi fare quando vuoi, dico, cosa ne pensi? La gestione dei cambi è un altro punto da andare a chiedere all'allenatore. Infatti. Perché questa gestione dei cambi così strana, così atipica, come le sostituzioni a pochi minuti dalla fine? Non lo so, qua non voglio addentrarmi in questi particolari perché poi comunque è il tecnico che dovrà dare le risposte prima che alla tifoseria, alla società. Perché presumo che già ci siano stati dei confronti, se già non ci Certo. sono attualmente. Ed è chiaro che quindi il tecnico deve dimostrare alla società il perché di certe mosse, che comunque si verificano costantemente, ogni domenica. Ora, vediamo mercoledì cosa accadrà col Campobasso. È chiaro che o fai una bella prestazione che spazzi via queste nubi, oppure a quel punto, diciamolo chiaramente, rischi Sì. e di brutto il posto, perché non credo che poi a quel punto si possa continuare con la confusione tattico-tecnica mentale di questa squadra, che ripeto, non è un parere solo mio, ma è un parere di tutti gli addetti ai lavori, della tifoseria. È una squadra che Certo. comunque merita di più. Anche perché Michele, certo, Sì. anche perché la confusione tecnico-tattica da parte dell'allenatore, insomma, lo abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato, poi ovviamente si riflette sui giocatori, continuo a usare parole semplici, che poi non sanno materialmente dove mettersi in campo, che tipo di gioco fare, come far girare la palla. Il lancio lungo e via, questo non c'è bisogno neanche di avere delle direttive, ecco, in questo senso. Inevitabilmente tutto questo poi comporta questi problemi, perché ripeto, molti giocatori magari in questo momento non si sentono pienamente Esatto. apprezzati,
Faccio un nome su tutti, lo vogliamo fare, quello che abbiamo, penso che sia sulla bocca di tutti, Fella. Fella è stato preso quest'estate per fare la differenza, ma in questo momento ancora non l'abbiamo visto in campo, tranne sporadici casi, o meglio, l'abbiamo visto in campo, ma non È l'abbiamo poco, visto certo. al meglio. Ecco, quindi ci sono molte risposte che ancora aspettiamo, abbiamo pazienza, non vogliamo per carità mettere l'allenatore sulla graticola adesso, però è chiaro che bisogna aspettarsi qualcosa. Che in un senso o nell'altro scuota un po' l'ambiente, perché non vorrei che questo, diciamo, adagiarsi sulla situazione, ah, ma siamo inizio campionato, ah, ma potremmo ancora rifarci, ah, ma vediamo mercoledì, vediamo domenica, poi non ci porti a pentirci amaramente di questi punti persi. Anche perché poi magari potrebbe diventare davvero difficile recuperare terreno, Michele. Infatti, infatti. Uscendo un po' dall'analisi tecnico-tattica, ovviamente proviamo anche a salvare chi si è messo in evidenza. Ho detto Brunori, ma per il resto Michele ha deluso anche De Rose, abbiamo visto, per il resto comunque la squadra. Chi può indicare con magari il giocatore che si è messo in evidenza, diciamo, riusciamo a tirar fuori qualche lato, qualche giocatore positivo, ecco. Guarda, in questo marasma, a parte i nuovi entrati del finale partita, che abbiamo detto Ogier e Sipo, sicuramente è una bella sorpresa il difensore Buttaro, Alessio Buttaro, scuola Roma. Non è la prima partita che il ragazzo fa bene, si vede che ha delle ottime potenzialità ed è un giocatore su quale si potrebbe costruire parecchio, anche in difesa, ovviamente affiancando la gente esperta. Per il resto molto anonimato, Certo. molto anonimato. Non mi sento di dire questo o quello. Chi ha giocato male sa chi ha giocato male e mi auguro che già da mercoledì ci dia delle risposte. Parliamo appunto di mercoledì, un'ultima considerazione, Michele, poi ti salutiamo. Arriva al Barbera il Campobasso. La formazione molisana comunque sta facendo il suo nella primissima parte, di campionato. Che avversario ti aspetti, Michele? È un avversario che intanto verrà col dente avvelenato per la sconfitta di ieri casalinga. Tra l'altro una sconfitta atipica perché penso che tutti saprete. Il gol del Campobasso siglato con un giocatore dell'Andria Terra e poi prontamente comunque restituito, attenzione, dalla squadra molisana. Quindi questo è un bel esempio di fair play che vogliamo sottolineare perché è proprio quello che manca nel calcio di oggi. Quindi un applauso al Campobasso che ha ammesso il proprio sbaglio e ha permesso all'Andria di segnare immediatamente. Ma a parte questo, una squadra, appunto, come dicevo prima, col dente avvelenato, che verrà a fare la sua onesta partita, che probabilmente imposterà come i predecessori la partita di mercoledì su un atteggiamento molto prudente e difensivista, a noi il compito di scardinare la difesa molisana e soprattutto a noi il compito di avere delle Certo. risposte chiare, nitide, sull'evoluzione del campionato. Stiamo vedendo in grafica i risultati, 10 secondi, Michele, il Taranto continua a vincere, il Monopoli si ferma sul campo del Francavilla, bene l'Avellino in attesa di stasera di Catanzaro Catania. E in conclusione, Michele, che campionato di Serie C stai vedendo? Cosa ne pensi? Quello che mi aspettavo, non c'è una Ternana bis. L'anno scorso, già dopo 5 partite, la Ternana aveva messo, come si suol dire, le cose a posto. Quindi non c'è una Ternana bis, c'è un Puglia Impera che praticamente stiamo vedendo perché le prime compagini del torneo sono in questo momento tutte squadre pugliesi. Ovviamente speriamo che questa sia una vittoria di Pirro e che chi come noi ambisce a traguardi Certo. maggiori, possa mettere fine a questo dominio pugliese. Ripeto, il Bari stesso ieri ha incespicato con la Paganese, il Monopoli sembra già comunque in fase di ridimensionamento. Esatto. Attenzione, ancora è un campionato proprio ai primi albori e proprio per questo fa rabbia perdere punti, perché probabilmente con 4 punti in più il Palermo in questo momento non dico che sarebbe in vetta, ma sarebbe a ridosso del Bari. Ed è veramente un peccato. Quindi speriamo che adesso calma e gesto, intanto si possa portare a casa la partita di mercoledì e ricominciare. Ma questo buonismo, secondo me, ha un tempo e questo Certo. tempo sta per scadere. È questo l'umore dei tifosi, degli addetti ai lavori. Vedremo, vedremo come si concluderà il match del Barbera di mercoledì prossimo alle 18. Lo ricordiamo,
contro il Campobasso e poi tireremo le somme o le tirerà Filippi. Vedremo, vedremo. Intanto ringraziamo Michele Basta, opinionista sportivo. Grazie sempre, Michele, per il tuo intervento. Grazie a voi Dario, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Bene, abbiamo dato spazio al Palermo Calcio, ovviamente ci torneremo mercoledì quando il Palermo tornerà subito in campo nel turno infrasettimanale, come detto, riceverà il Campobasso. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo in studio e inizieremo a leggere i risultati del calcio femminile, vedremo com'è andata al Palermo appunto femminile. A tra poco. Seconda parte del TG sportivo di Fil Rouge News Sport, abbiamo parlato del Palermo calcio maschile, adesso parliamo del Palermo calcio femminile. Pesante sconfitta per il Palermo che sul campo del Tavagnacco, formazione friulana, cede 5-0 nel match valido per la terza giornata del campionato di calcio femminile di Serie B. Possiamo vedere le immagini. Al 17esimo il gol del vantaggio per le friulane con Ferina, al termine di un'azione offensiva sviluppata sulla sinistra, al quinto della ripresa il bis del Tavagnacco con Abusian con un tocco ravvicinato di petto che firmava il 2-0, la terza rete con Grosso, poi il poker di Congolì che siglava la doppietta poi al 45esimo. Terzo KO quindi in 3 giornate dall'inizio del campionato per la squadra di coach Licciardi che resta ancora a secco di punti, Palermo che tornerà in campo domenica 3 ottobre alle 14:30 riceverà la visita del Chievo Verona Women. Bene, adesso leggiamo insieme i risultati del campionato di Serie B femminile di calcio. Leggiamo con l'aiuto della grafica le partite, i risultati delle partite che si sono giocate ieri. Partite valide per appunto la terza giornata. Cesena Prosesto 2-0, il Chievo Verona, come detto, prossimo avversario del rosanero di coach Licciardi, hanno vinto di misura 1-0 in casa nel match contro la Sassari Torres femminile. Cittadella Women Ravenna si è chiusa con la vittoria della formazione di casa per 3-2, un match davvero molto combattuto. Successo esterno invece del Brescia Calcio femminile che con il minimo sforzo espugna il campo della Como Women. Vince anche la Pink Sport Time Bari, una squadra un po' altalenante nel rendimento, in casa e davanti ai propri tifosi ha vinto 2-1 nel match contro il Cortefranca che già le ragazze rosanero hanno affrontato. Perde 3-0 e questo è un po' il risultato un po' a sorpresa, perde 3-0, dicevo, la Roma Calcio femminile sul campo della San Marino Academy. Come detto, il quadro dei risultati si completa davvero con la sconfitta pesante da parte del Palermo femminile che incassa 5 reti in terra di Friuli nel match, come detto, giocato
contro le ragazze del Tavagnacco. Vediamo in virtù di questi risultati la classifica della Serie B, che ricordiamo è a girone unico. Al primo posto vediamo, grazie anche alla vittoria, il Brescia con 7 punti, affiancato dal Chievo Verona. Al secondo posto ci sono due squadre, sono la San Marino Academy femminile e la Pink Sport Time Bari, appaiate a quota 6 punti. Poi c'è un gruppetto di squadre che sono al quinto posto a 4 punti, con 4 punti sono appunto Tavagnacco, Cittadella, Cesena Femminile, Ravenna e Cortefranca. Al decimo posto troviamo il Como, che fin qui ha racimolato solo una vittoria in 3 partite, quindi ha totalizzato fin qui 3 punti. Un unico pareggio per la Roma Calcio Femminile, quindi si ferma all'undicesimo posto la formazione laziale con 1 punto. Ancora a secco, vedete, Prosesto Women, la Sassa di Torres femminile, chiude e al momento, ovviamente ci auguriamo che possa trovare un pronto riscatto, la Palermo femminile con 0 punti. Ricordiamo appunto che il prossimo appuntamento in campo per le ragazze di Coach Licciardi è per domenica prossima, con calcio d'inizio alle 14:30 al Pascolino Stadium di Carini, con avversario il Chievo Verona Women. Bene, si chiude qui il TG Sportivo di oggi. Ricordo che questa produzione, come le altre, a partire dalla rassegna stampa del mattino, da lunedì al sabato alle ore 9, la potete trovare, cliccare e condividere sulle nostre pagine Facebook e Instagram e rivedere per intero, con commenti anche da domande da poter rivolgere ai nostri ospiti sul canale YouTube. L'appuntamento con l'informazione tornerà intorno alle 18. Torneremo a commentare il risultato sportivo dell'Half Marathon di Cefalù. Vedremo chi ha vinto sia in campo maschile che in campo femminile. Avremo in collegamento l'organizzatore di questo evento di atletica davvero molto interessante. Ringrazio Erick Coniglio, che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Grazie e buon proseguimento di giornata.